Il 18 marzo 2014 l'agenzia dell'ONU, UNRWA, è riuscita a rientrare nuovamente a Yarmouk per distribuire beni alimentari e beni di prima necessità. Si tratta di 465 razioni alimentari che serviranno per dare sostentamento ad una famiglia dagli 8 ai 10 giorni, di 2.000 vaccini per la poliomielite e di circa 800 cartoni di latte per il sostentamento dei neonati. Yarmouk è rimasta infatti sotto assedio per ben 18 giorni, durante i quali le organizzazioni internazionali non sono riuscite ad entrare nel campo a causa dei bombardamenti, a causa degli scontri fra le forze lealiste e le forze che si oppongono al regime di Bashar el-Assad. Mukhayyam Yarmouk ha infatti una posizione strategica all'interno del controllo della città di Damasco. E per questo motivo all'inizio gli abitanti di quello che era nato come il campo profughi palestinese, ma che in realtà oggi è un quartiere di Damasco non più periferico, ma ben integrato all'interno del centro urbano di Damasco, è fondamentale come via di comunicazione con l'esterno. Per questo motivo Yarmouk è stato recentemente oggetto di una serie di scontri pesanti e di bombardamenti fra le forze lealiste e le forze che si oppongono all'assalto. Ma chi è che tiene realmente sotto assedio Yarmouk? A questa domanda è molto difficile rispondere, sia perché non abbiamo alcune risposte, sia perché a Yarmouk, come in tutta la Siria, regna la più totale confusione rispetto alle sigle che si oppongono a Bashar al-Assad e rispetto a quello che è il comportamento di queste ultime. Se è chiaro che il regime ha bombardato determinate aree del campo e ha imposto coprifuoco e tantissime restrizioni alla popolazione, è altrettanto chiaro che non sappiamo dall'altra parte chi ci sia. Abbiamo sicuramente i ribelli e una parte dei gruppi islamisti jihadisti. Tuttavia, per esempio, se è certa la certezza di Jabhat al-Nusra all'interno del campo, non sappiamo se anche Daesh, ossia lo Stato islamico in Iraq e nel Levante, è riuscito a portare i suoi uomini e le sue truppe all'interno del campo profughi palestinese. E l'atteggiamento anche dei palestinesi in merito è stato più volte contraddittorio e in alcuni casi ambiguo. In un articolo scritto per il The Independent agli inizi di gennaio, proprio Robert Fisk, storico inviato di guerra della testata inglese, sottolinea che Yarmouk è ormai divenuto un campo dove si combatte in un tutti contro tutti senza sapere bene da che parte ci si stia veramente. Ed è proprio a causa di questo atteggiamento che la popolazione civile è sottoposta a una serie di pesantissime difficoltà, come quella della privazione della mancanza del cibo e dell'acqua, a causa della quale sono morte 133 persone negli ultimi mesi. Ed è proprio ancora Robert Fisk a darci la migliore idea di cosa sia diventato Yarmouk oggi, un campo senza speranza per un popolo, quello palestinese, senza terra.